A Terramaini, Cagliari, primo parco inclusivo dedicato anche quindi ai bambini disabili, un progetto che si è potuto realizzare grazie ai fondi raccolti dall'associazione di Corto Sant'Elena Give Him a Chance. Piero Piasotti tra i soci e i componenti dello staff, 18.000 euro raccolti in un anno, un buon risultato? Sicuramente molto buono. Molti pensano che semplicemente sia sufficiente aprire una piattaforma crowdfunding e i soldi piovano così, e non vi posso garantire che non è così. Voi come Se, avete fatto? eh, abbiamo fatto un'opera di sensibilizzazione capillare, parlando chiaramente partendo prima di tutto dalle persone conosciute, dagli amici, però poi preparando degli eventi, quindi organizzando semplicemente, a volte anche semplicemente serate con musica e con pizza, per esempio, o magari progetti anche fatti con le scuole. Ne abbiamo fatto e che ci hanno dato tantissima soddisfazione con l'Istituto Comprensivo 3 di Quartu, con una scuola di Monserrato dove una madre ha organizzato un laboratorio teatrale per tutto un anno con i ragazzi, i bambini di quinta elementare, che hanno portato in scena una rappresentazione vendendo i biglietti. Soltanto da quello sono venuti più di 3.000 euro. Una solidarietà che non è arrivata quindi solo da Cagliari, ma un po' da tutta la Sardegna. Quali le principali aree o città? Allora, sicuramente Cagliari e tutto il suo hinterland, perché diversi degli eventi che noi abbiamo organizzato sono stati fatti proprio nell'hinterland. Però in ogni caso quello che vorrei sottolineare è che scorrendo la piattaforma buonacausa.org, dove è stato attivato il crowdfunding, è possibile vedere tantissime donazioni anche anonime, quindi di cittadini che hanno condiviso l'idea, hanno trovato bello il fatto che la città di Cagliari e il suo internet si potesse dotare di giochi accessibili anche ai bambini disabili, e quindi credendo nel progetto ci hanno messo dei soldi senza neanche voler figurare.